Dopo una prima ricerca su temi oggi attuali, l'azione rilevante, più dei finanziamenti, è quella di costruire un sistema territorio che coinvolga l'Aurito e il comprensorio circostante. Allora, questo qua è innanzitutto una ristrutturazione e un ampliamento del centro, vuol dire che esisteva ancora prima del parco ed era una intuizione del comune che accoglieva persone che volessero pensare e ricercare sul territorio, quindi la necessità per lo sviluppo ibridare culturalmente l'endogeno con il fuori. Quindi quello che è stato detto, che sono state esperienze di ricerca su temi culturali, su temi d'arte, su temi di alimentazione. Il professor Cresta in particolare è stato il DNA iniziale di questo centro e oggi i suoi temi sono diventati contemporanei, perché il tema della nutrizione, l'ambiente, l'equilibrio, lo sviluppo sostenibile, profondo o non profondo, sono temi assolutamente contemporanei. Quindi è stato fatto un convegno per ricordare i protagonisti, ma soprattutto per tentare di far salire di scala il ragionamento sul centro, sul territorio di Laurito e sul parco. C'è bisogno che questo centro quindi riparta? No, forse riparte in proprio, è una parola che a me è cara, ripartire, ma diciamo ogni tanto bisogna riposizionare, cioè cambiare scala del progetto, e quindi in questo senso, perché cambia il mondo, quindi un centro deve essere più ambizioso. Quindi attraverso il territorio, l'area vasta, i temi del parco, affrontare temi contemporanei di scala più vasta che non i singoli problemi. Perché in quel guardare lontano, come è stato fatto in passato, troverà le soluzioni anche che sembrano vicine. Sì, sia questo che Casa Natura e altri interventi sul territorio, il mulino, il fiume, i boschi vetusti, ecco, proprio. Sono una rappresentazione in piccolo, però concettualmente più grande, il progetto Pit Park. Ecco, il problema, o quantomeno naturalmente la questione adesso, dare funzionalità a tutto quello che è stato recuperato con il Pit sì, del Park. Sì, però le energie che stanno in questa parte, mi riferisco anche ai sindaci dei comuni vicini, hanno sempre dato prova di stare abbastanza insieme. Questo è il presupposto, come ho detto voi pure al Presidente Vassallo, al Presidente del Parco, se questi comuni poi cominciassero a fare delle altre cose insieme, per esempio il piano regolatore, che è molto importante, quindi praticamente non nel senso di dare un incarico a un solo professionista, ma coordinare le idee, quindi a ogni professionista di ogni comune dare una visione ampia, sarebbe un modo per far uscire altri temi di ricerca, quindi per far vivere i temi.